Ciao a tutti e bentornati nel nostro canale. Anche quest'oggi, in questa estiva nona puntata di Tessiland Condivision, vedremo tre progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, in particolare nella settimana dal 6 al 12 luglio. Preparatevi quindi a vedere il progetto di Floriana La Palombella, Elena Pinna e Alessandra Fara. Iniziamo proprio con il primo, che è di Floriana. Floriana ci mostra uno degli aspetti più belli dell'handmade, vale a dire il fatto di poter creare degli abbinamenti perfetti tra il capo d'abbigliamento appunto e la borsa o l'accessorio. Lei infatti ha realizzato una maglia, un portacellulare e una borsa. Per le più esperte sono certa che avrete capito già a quale tutorial Floriana si è rifatta. Infatti per la maglia si è rifatta al tutorial della maglia Vanity della Fata Tuttofare. Per la borsa invece ha utilizzato quello della borsa Pink Coral, sempre della nostra amatissima Maria Grazia Dottore. I colori che ha utilizzato sono stati scelti da una cliente, in quanto è stata proprio lei a commissionarle questo lavoro. E oltretutto ci ha dato anche un suggerimento. Lei ha utilizzato colori del turchese e dello smeraldo e li definisce dei colori senz'altro molto estivi. Ma questa tipologia di abbinamento e di lavori, secondo lei, sono molto adatti anche da utilizzare magari durante il periodi più freddi, quali l'inverno o l'autunno. E ci consiglia di farlo semplicemente utilizzando magari dei toni più consoni, quindi un po' più scuri. Vediamo però adesso nel dettaglio i punti che ha utilizzato e i vari filati. Esatto, perché Floriana ha preso spunto da questi tutorial, ma ne ha dato una sua particolare visione. Scopriamola insieme. Per questa tipologia di abbinamento, che possiamo definire senz'altro versatile in quanto risulta fresco e giovanile, ma allo stesso tempo anche semplice ed elegante, quindi adatto davvero a tutte le età, Floriana ha utilizzato l'Handy e la Manda per quanto riguarda la maglia, realizzata tutta in punti V doppi. Per quanto riguarda il portacellulare perfettamente abbinato, ha utilizzato gli stessi filati, quindi sempre l'Handy e la Manda, portacellulare che è stato realizzato tutto in mezzo punto alto, ad eccezione fatta per la patta anteriore, in cui i mezzi punti bassi sono stati alternati anche ai punti puff. Per quanto riguarda invece la borsa, realizzata tutta con il tie lurex, ha utilizzato tutti i punti alti in costa. Possiamo dire che tutti e tre, insomma, questi filati noi adesso ve li facciamo vedere in altre varianti di colore. Questo perché, per dimostrarvi che comunque i colori presenti sia dell'Handy che della Manda che del Tyrex sono davvero tantissimi, quindi è un abbinamento che potete fare davvero con qualsiasi colore. Riepilogando, perché comunque sono filati che abbiamo visto anche nelle precedenti puntate, possiamo dire che questo, che è la Manda, io l'ho riproposta in una versione sfumata, quindi la Manda sfumato giallo, e non solo perché si abbina bene alla mia camicetta. Vi ricordo che è un filo di Scozia, quindi un 100% cotone, ottenuto grazie alla lavorazione del taglio lungo, quindi eliminando le fibre più deboli e quindi permettendovi di realizzare dei prodotti che non si ritirino e che quindi rimangano a lungo integri. Abbinato perfettamente anche all'Handy, questa meravigliosa rocca in cotone e lurex, che può essere utilizzata tanto da sola abbinandola oppure utilizzandola accanto ad altri filati, quale appunto la Manda o qualsiasi altro filo di Scozia in base allo spessore che volete darle. E poi, per terminare con il meraviglioso tie lurex, quindi con questa rocca in misto cotone e viscosa, che vi permetterà di realizzare borse, accessori e sicuramente di non passare inosservate né in queste sere estive. Elena Pinna è la protagonista del secondo progetto. Lei, come potete vedere, ha realizzato questa bellissima borsa utilizzando la raffia, dei manici pipoca, un fondo ed un tessuto. Ed è stato proprio guardando questa foto, il tessuto che ha utilizzato, che abbiamo deciso di approfondire un po' la questione tessuti e non tessuti. Analizziamo però adesso nel dettaglio la borsa che ha realizzato Elena. Lei ha utilizzato un fondo 28x18,
metodo, e per questa tipologia di grandezza le sono servite circa 4 raffie. Il punto utilizzato è tutto punto ventaglio e l'uncinetto con il quale è stato lavorato è il 3,5. L'ha definita una borsa pratica, resistente e capiente, questo sicuramente merito del filato e dei manici utilizzati. Adesso però voglio approfondire ancora di più, come vi ho detto prima, la questione tessuti e non tessuti. Parliamo di tessuti. Allora, potete trovarli tutti nella nostra categoria tutto borse e in particolare nella sezione a loro dedicata, quindi fodere e tessuti. Ce ne sono di varie dimensioni, ma soprattutto di tantissime colorazioni con stampe differenti. Quella ad esempio che ha utilizzato Elena Pinna è questa, quindi una stampa floreale. La composizione è 70% poliestere e 30% viscosa e le dimensioni sono queste, un 70 x 50 cm circa. Poi ce ne sono altri di tessuti che hanno una composizione ben diversa, che è 100% cotone certificato Ecotex. E queste tipologie invece di tessuti hanno una dimensione diversa, infatti sono ben 100x70, credo che neanche rientri in tutta l'inquadratura perché sono davvero grandissime. Come poter utilizzare questi tessuti? I modi per farlo sono davvero diversi, sicuramente per rivestire l'interno della vostra borsa, quindi che sia con il termoindurente, il tessuto semirigido, la salpa, la rete, sicuramente appunto per l'interno della vostra borsa, ma anche per dare nuova vita ad esempio ad una lampada o a un accessorio, insomma, che con il tempo si sono un po' rovinati, oppure anche per rivestire i vostri cuscini. Quindi dare un tocco decisamente glamour e anche più personale alla vostra casa. Oppure ancora con una semplice macchina da cucire, un ago e un filo, possono diventare dei tessuti utili per realizzare ad esempio un capo di abbigliamento, perché parliamo comunque di un 100% cotone, quindi utilizzabilissimo per capi di abbigliamento. E a proposito di cose da indossare, è possibile utilizzare il tessuto anche per creare delle mascherine. Ovviamente non solo questi, questo è solo, diciamo, per la parte estetica. Per la parte, diciamo, quella che serve, quindi che deve essere anallergica, antiacaro, che deve essere lavabile, stampabile, quindi riutilizzabile, quello che vi consigliamo è senz'altro questo, vale a dire il tessuto non tessuto, il famoso TNT. Questa ha una grandezza di, pensate, 200 cm per 16. Quindi praticamente non dovrete fare altro che ritagliare un pezzo di questo tessuto, quindi immaginate quante mascherine potete fare con questo tessuto non tessuto, e inserirlo tra i due lembi dei tessuti, insomma, che avete acquistato, e poi magari apporlo direttamente sul vostro viso utilizzando ad esempio questo, l'elastico lavabile che abbiamo riproposto nei nostri uffici tecnici in rocca, e quindi si presenta così, 150 grammi per 150 metri. Avrete quindi una mascherina che soprattutto in vista anche dell'anno scolastico che nei prossimi mesi inizierà, e quindi l'uso di queste mascherine che saranno continuamente utilizzate, che devono essere quindi super lavate, il tessuto TNT e tutta la vasta gamma di tessuti che dispone Tessiland sono sicuramente dei prodotti utili a tale scopo, anche perché, come vi dicevo, di tessuti ce ne sono davvero tantissimi, quindi adatti ad ogni genere e soprattutto ad ogni gusto. Oltretutto, per voi che continuate a seguire la nostra rubrica Tessiland Condivision, c'è una sorpresa quest'oggi. Infatti, per tutte voi che volete acquistare questo tessuto TNT Tessiland, che potete ritrovare in questa pratica confezione, c'è uno sconto del 40%. Per tutte voi che siete registrate come clienti, vi basterà inserire semplicemente il codice 200730. Utilizzando questo codice avrete il 40% di sconto sul tessuto TNT. Quindi, insomma, davvero affrettatevi, perché poi oltretutto questa offerta è valida da oggi, 30 luglio alle ore 15, fino a giovedì prossimo, quindi il 6 agosto, sempre alle ore 15. Quindi affrettatevi e poi ovviamente inviateci le foto delle vostre mascherine.
La terza foto di quest'oggi è di Alessandra Fara, che è colei che ha ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata e a cui facciamo i nostri più grandi complimenti perché ha ottenuto davvero tantissimi like. Lei si presenta con un bellissimo completo fatto da top e gonnellina. Ci ha detto che ha visto il tutorial su YouTube, quindi qualora ne voleste sapere di più commentate qui sotto così scopriamo insieme dove ha preso spunto. E lo ha realizzato appunto per una bambina, in questo caso per una taglia per una bambina di circa 6 anni ha utilizzato 150 grammi di filato Iggy, il nostro famosissimo e meraviglioso cotone. Ci ha detto oltretutto che lo ha immaginato proprio indosso a questa bambina, proprio perché le piace vedere, realizzare soprattutto capi immaginando già a chi possano essere destinati. Il filato utilizzato, come abbiamo detto, è Iggy e oltretutto se siete interessati a qualche altro progetto eventualmente di Alessandra Fara, ci ha suggerito di dirvi che lei ha anche una pagina proprio su Instagram che si chiama Bikini Ale Crea con la K, poi magari se ne volete sapere di più contattatela anche privatamente. Parlando però di filati, diciamo, adatti per i bambini, Alessandra ci ha dato lo spunto per magari darvi qualche nozione in più, quindi su filati proprio più adatti per i bambini. Per quanto riguarda capi un po' più estivi e più freschi, senz'altro Iggy, quindi questo 100% cotone, è il più consigliato, che sia per l'abbigliamento, che sia per un copricostume o anche una copertina proprio per i più piccoli. Per quanto riguarda invece il periodo invernale, su cui senz'altro avremo modo di soffermarci un po' più in là, sono adatti tutti quei filati invece che potete trovare nella nostra linea Lana Baby. Il nome ovviamente non è un caso. Infatti a questa linea fanno parte prodotti quali ad esempio il Baby K o il Baby K Print che abbiamo visto la scorsa puntata, o ancora se volete qualcosa di un po' più spesso il Celine, anch'esso presente in 4 nuove colorazioni: avio, turchese, marmotta e senape, davvero bellissimo, o ancora il filato per eccellenza, vale a dire il Justin Baby, questo 100% Merinos Extra Fine. Quindi detto questo facciamo ancora i complimenti ad Alessandra Fara, ma la puntata non finisce qui. Quest'oggi, in questa nona puntata di Tessiland Condivision, abbiamo deciso di approfondire una gamma di articoli presenti all'interno del nostro catalogo, che è stata riassortita e anche rinnovata di tanti nuovi prodotti. Parliamo della linea ergonomics della Prim e iniziamo innanzitutto con gli attrezzi. Il primo di cui parleremo quest'oggi è l'uncinetto. L'uncinetto ergonomico si presenta qui, le colorazioni variano in base ovviamente al numero dell'uncinetto. Si presenta con quindi questa parte finale appunto ergonomica e con un'impugnatura che si presta perfettamente sia per chi lavora a coltello e sia per chi lavora a penna. Aderisce perfettamente al palmo della mano e oltretutto vi consente di far sì che l'uncinetto possa scorrere davvero facilmente tra le dita. Oltretutto, una cosa molto importante è questa rientranza che c'è proprio alla fine dell'uncinetto, che vi permette di far sì che il filo scorra molto più facilmente ed è una nota davvero molto importante che denota una certa differenza magari rispetto ad altri uncinetti e che quindi possa definire questo uncinetto davvero di ottima qualità. Potete vederlo sia così singolarmente e anche presente ovviamente in altre colorazioni in base al numero che sceglierete e sia in confezioni. C'è questa ad esempio che va dal 3,5 al 6 e poi ce n'è un'altra che è questa che invece va dal 7 al 12. Finito di parlare degli uncinetti, adesso passiamo ai ferri. I ferri che fanno parte della linea ergonomics sono davvero meravigliosi, leggerissimi e pratici da utilizzare. Non c'è il rischio magari che possiate perderli perché vedete qui alla fine del ferro c'è questa insenatura che vi permette quindi di far sì che il ferro possa essere riposto insieme all'altro perfettamente e comodamente all'interno del cassetto e quindi non rischiare di avere poi il numero 7 da una parte e il numero 8 dall'altra. Oltretutto hanno una punta particolare, vedete c'è questa leggera rientranza lungo tutta la circonferenza che vi permette di far sì che il ferro possa inserirsi perfettamente all'interno del punto e far sì che quest'ultimo possa essere appunto lavorato.
Parlando di ferri, ovviamente parliamo anche del gioco di ferri, che hanno la stessa identica struttura, con la differenza che ovviamente questi devono essere utilizzati più per lavori che possiamo definire, diciamo, circolari, quindi quali cappelli per neonati o anche calze. Ovviamente quando parliamo di ferri non possiamo non parlare anche dei ferri circolari. Eccoli qui. Allora, i ferri circolari sono questi. Hanno il cavetto in acciaio ma rivestito in gomma, quindi vi rimane un risultato davvero molto morbido e che possa far sì che il prodotto che state realizzando possa scorrere facilmente all'interno del cavetto. Oltretutto la parte terminale del ferro è in silicone e quindi ciò davvero impedisce che il cavetto in un certo modo possa rompersi, quindi davvero notevole. E anche qui abbiamo la stessa punta dei ferri e quindi la stessa questione, il fatto che possano essere quindi inserite all'interno del punto e che il lavoro davvero con questi ferri possa scorrere facilmente e anche piacevolmente. Ma ci sono anche tanti altri articoli e tante piccole chicche, vediamole insieme. Ecco qua le nuove chicche. Iniziamo dai ditali. Come potete vedere sono ben 4 e si presentano tutti in colorazioni differenti in base alla misura. Abbiamo infatti la S, la M, la L e la XL, così che possano adattarsi davvero a qualsiasi forma del dito. Oltretutto sono in gomma, sono quindi ergonomici e quindi che si adattano perfettamente, e come potete vedere sono anche bucherellati. Questo per far sì che l'ago innanzitutto non scivoli, ma che soprattutto non vi faccia far male, che quindi possa essere nuovamente inserito senza alcun problema o dolore. Oltretutto, a parte insomma i ditali, c'è questo, il metro ergonomico. Ok, tutti abbiamo un metro in casa, sicuramente, ma questo è davvero perfetto, perché vi spiego, può essere tranquillamente steso direttamente sul lavoro e oltretutto si blocca, quindi non vi causa alcun problema. Poi per rientrarlo vi basterà premere semplicemente questo pulsante bianco e in tutta sicurezza potrete far tornare il metro al suo posto. Ancora abbiamo il gesso. Questo gesso si presenta in polvere e oltretutto grazie a questo tappo vi consente di far sì che possa non seccarsi e neanche ragrumarsi, perché appunto viene protetto. Oltretutto nella parte finale di questo gesso ergonomico c'è una rotellina, così che il vostro possiate insomma tracciare la vostra linea dritta a tratti, senza magari rischiare che vengano sbavature o comunque una linea storta. Davvero molto molto utile. E poi in ultimo, ma non meno importante, abbiamo questo, passatemi il termine, questa sorta di orologio che praticamente può essere fissato così semplicemente direttamente sul vostro polso. È un design sicuramente molto nuovo, moderno, e potrete quindi applicare nuovamente degli spilli o degli aghi, perché appunto ha questa soluzione magnetica, quindi non dovrete più rincorrere spilli o aghi in giro per caso, oppure quella fastidiosa sensazione di dover introdurre gli spilli tra le labbra oppure tra i denti. Potete tranquillamente appoggiarli qui, vedete che qualsiasi movimento io faccia non si muovono neanche di un millimetro, e quindi puoi tranquillamente staccarli e apporli direttamente sul lavoro. Insomma, sono davvero dei prodotti che fanno parte di una linea Prim che, come ben sapete, è davvero leader per quanto riguarda il cucito e molto di più, e che potete trovare nel nostro catalogo Tessiland, e arricchita di tanti prodotti. La puntata adesso si conclude qui, ma ovviamente non prima dei saluti. E siamo giunti alla conclusione di questa nona puntata di Tessiland Condivision. Io come al solito vi ringrazio per averci seguito, vi ringrazio Floriana, Elena e Alessandra per averci permesso di analizzare i loro progetti e parlare dei prodotti che hanno utilizzato. E fatelo anche voi, pubblicate i vostri progetti sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, così che possano essere condivisi e magari utilizzati nelle prossime puntate della nostra rubrica. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube qualora non l'aveste già fatto, e di seguirci oltre che sul social Facebook anche su Instagram, Pinterest e TikTok. Vi ricordo di commentare il video, di contattarci al nostro servizio di assistenza per qualsiasi domanda o qualsiasi cosa voi vogliate, siamo sempre a disposizione.
I link dei prodotti che avete visto oggi sono tutti sotto il video. Vi ricordo ancora il codice per ottenere il 40% di sconto sul tessuto non tessuto, che è quindi il 200730, valido da oggi alle 15 fino a giovedì prossimo 6 agosto sempre alle 15. Che dire, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!